Ciao a tutti, bentornati su AutoTube. Oggi vi voglio parlare di una cosa diversa dal solito, un argomento stagionale. Oggi vi racconterò perché la Pasqua non ha senso. Allora, la Pasqua, che cos'è? È una festività della religione cristiana e in realtà anche di quella ebraica, che coincidentalmente è fondamentalmente una festa di primavera, ma da quanto viene detto al catechismo, in chiesa e così via, tutto partirebbe dall'evento di una crocifissione e resurrezione avvenuta circa 2000 anni fa, della quale non abbiamo nessuna evidenza o testimonianza. Ah no, aspetta, è pieno di documenti che raccontano questa storia. Ci sono milioni di preti che l'affermano e giurano e spergiurano che sia vera. E effettivamente mi trovo ad avere uno di questi documenti. Quindi diamoci un'occhiata, vediamo se, insomma, questo documento risulta convincente. Preso il Signore, essi lo spingevano correndo e dicevano: trasciniamo il figlio di Dio, giacché abbiamo potere su di lui. Lo vestirono di porpora, lo fecero sedere sulla sedia crudele, dicendo: giudica con giustizia, o re di Israele. Uno di loro portò una corona di spine e la pose sul capo del Signore, altri che stavano lì gli sputavano sul volto, altri lo colpivano sulle guance, altri lo percuotevano con una canna, altri lo flagellavano, dicendo: questo è l'onore che rendiamo al figlio di Dio. Condussero due malfattori e crocifissero il Signore in mezzo a loro. Ma lui taceva, quasi che non sentisse alcun dolore. Quando drizzarono la croce, vi scrissero: questo è il re di Israele. Posero le vesti davanti a lui, le divisero e su di esse gettarono la sorte. Ma uno di questi malfattori li rimproverò, dicendo: noi soffriamo così a causa delle cattive azioni che abbiamo commesso. Ma costui, divenuto salvatore degli uomini, che male vi ha fatto? Indignati contro di lui, ordinarono che non gli fossero spezzate le gambe e così morisse tra i tormenti. Era mezzogiorno, allorché le tenebre colpirono tutta la Giudea. Essi si agitavano e angustiavano che il sole fosse già tramontato. Infatti, egli era ancora vivo, giacché per loro sta scritto: non tramonti il sole sopra un ucciso. E uno di loro disse: dategli da bere fiele con aceto. Fecero un miscuglio e glielo diedero da bere, e compirono ogni cosa e colmarono i peccati sul loro capo. Molti giravano con le fiaccole e, pensando che fosse notte, se ne andarono a riposare. Ed il Signore gridò dicendo: forza mia, mi hai abbandonato. E mentre così diceva, fu assunto. Non c'è che dire, considerato quello che sperimentiamo in Italia oggigiorno, questo sembra proprio un lieto fine fin qui. Allora risplendette il sole e ci si accorse che era l'ora nona. Gli ebrei si rallegrarono e diedero il suo corpo a Giuseppe, bla bla bla. Andiamo avanti. Ma durante la notte, nella quale spuntava il giorno del Signore, mentre i soldati montavano la guardia a turno, due a due, risuonò in cielo una voce. Videro aprirsi i cieli e scendere di lassù uomini in grande splendore e avvicinarsi alla tomba. La pietra che era stata appoggiata alla porta rotolò via da sé e si pose a lato. Si aprì il sepolcro e vi entrarono i due giovani. A questa vista i soldati svegliarono il centurione e gli anziani, anch'essi infatti stavano di guardia. E mentre spiegavano loro quanto hanno visto, scorgono ancora tre uomini uscire dal sepolcro. I due reggevano l'altro ed erano seguiti da una croce. La testa dei due giungeva fino al cielo, mentre quella di colui che conducevano per mano sorpassava i cieli. Udirono dai cieli una voce che diceva: hai tu predicato ai dormienti? E dalla croce si udì la risposta: sì. Scommetto che questa parte non ve la ricordavate. È normale, perché questo non è uno dei Vangeli canonici che utilizzano a chiesa. Questo è un altro documento chiamato il Vangelo di Pietro. Dal punto di vista della Chiesa, anche se questo è un documento antico, scritto durante il primo cristianesimo, anonimo quanto lo erano tutti gli altri, infatti nessuno dei Vangeli canonici da qualche parte un originale con firmato Marco oppure by Luca, no, sono pezzi di carta che si associano a certi nomi per tradizione, ma non c'è nessuna evidenza che appartenessero a Tizio o a Caio. E in particolare questo
questo Vangelo secondo Pietro, secondo la Chiesa è una cagata pazzesca, un qualcosa che non è stato ispirato, semplicemente un eretico, qualcuno che comunque non stava facendo la volontà divina, ha messo insieme una storia, probabilmente inventando quello che non aveva sentito altrove, e l'ha scritta. E ovviamente è una vaccata, cioè come si potrebbe credere a una croce parlante e due giganti che se ne trascinano un terzo ancora più grosso? È un testo, come dire, veramente particolare e diciamo è evidente che non dimostra che questi eventi siano successi, è un'affermazione che non abbiamo nessuna ragione di credere corrisponda alla realtà. La cosa più importante, quindi, è che questa non è un'evidenza, è un'affermazione. Assodato che quella storia non è successa, vediamo cosa, secondo la Chiesa, sarebbe successo. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo con una canna nella destra. No, non quel tipo di canna, ragazzi. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano. Salve il re dei Giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Ve l'avevo detto che non era quella tipo di canna. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere la croce su di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte e, sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta dalla sua condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, e quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso! Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce!» Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: «Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso! È il re di Israele, scenda ora dalla croce e lo crederemo!» Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano nello stesso modo. Ecco, vedete, mica lo difendevano. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Subito uno di loro corse a prendergli una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Fin qui, come vedete, la storia è molto più normale. Fin qui. Ed il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quello che succedeva, furono presi da grande timore. Dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Ecco, non so come la vedete voi, ma a me questa non sembra esattamente molto più credibile di quella di prima. Per cominciare, c'è il fatto che dell'intera città di Gerusalemme nessuno ha pensato di mettere per iscritto una fottuta apocalisse zombie stile Romero. Come posso dire? Abbiamo varie cronache dell'epoca, e in questi anni, in teoria, stava nascendo il cosiddetto Testimonium Flavium, che la Chiesa tanto amava sostenere fosse un testimone. Poi si è scoperto che, come dire, qualcuno ha ritoccato le sue cronache per aggiungere una venerazione per Gesù che il nostro Flavio non ha mai avuto. E comunque Flavio
pensato bene che questo dettaglio del fatto che la gente tornava in vita non fosse il caso di metterlo per iscritto da nessuna parte, come non fosse il caso di mettere per iscritto un'eclisse, o meglio, una oscurità totale per la Terra e un terremoto, tutte e due insieme durante l'apocalisse zombie. Questa storia in qualche modo sembra che sia arrivata soltanto all'autore di questo Vangelo, che per inciso è il cosiddetto Vangelo secondo Matteo. Quindi abbiamo questa strana storia per cui Matteo sa che sono resuscitate un'orda di persone durante un'oscurità totale, un terremoto. E il resto del mondo sembra non averlo notato, come se non sembra che non se ne siano accorti nemmeno gli altri evangelisti. Prendiamo allora quello di Marco, che è poi quello da cui copiano un po' tutti. Allora, cosa ci racconta? Ci racconta che i soldati lo conducono nel cortile, che lo rivestono di porpora, gli fanno la corona di spine, gliela mettono addosso, incominciano a sfottere l'orecchio ai giudei, scherni, frustate, colpi e poi finalmente lo conducono alla crocifissione. Di nuovo Simone di Cirene gli prende la croce, lo portano al Golgota, tutto a volte quasi parola per parola. Gli offrono il vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Ecco, qui per esempio Matteo ha aggiunto come dettaglio che prima di non prenderlo l'ha assaggiato, poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse e che ciascuno doveva prendere. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero, il quale motivo della condanna diceva il re dei giudei. Crocifiggono anche i due ladroni, tutti che continuano a sfotterlo, ma la questione è che un comprimario, quando si scrive una storia, deve assolutamente relazionarsi al soggetto della scena. Però questo vale per le storie, come dire, o inventate o evolute tramite meccanismi di esagerazione e leggenda, a partire da altre storie che magari non è detto avessero una base reale. Non possiamo sapere se ci sia effettivamente un fondo di verità o no, insomma. Ma andiamo avanti per l'appunto. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 di pomeriggio. Di nuovo abbiamo questa affermazione. Ora, chiariamo una cosa. Qui non può nemmeno trattarsi di un'eclisse solare. E qui chiariamo le cose. Mentre nel Vangelo di Pietro si parlava di buio in tutta la Galilea, qui invece si parla di buio in tutta la Terra. Un'eclisse solare oscura una sola zona della Terra. Ma se questo testo dobbiamo credere che sia stato ispirato da Dio e che quindi Dio abbia detto a qualcuno di scrivere che era tutta la Terra a essere oscurata, ci aspetteremmo che quantomeno gli astronomi cinesi, che di solito queste cose sono molto attenti a segnarsele, ne prendano nota. E invece non risulta niente in quel del genere mai nella storia. Perché al massimo sono state segnate delle eclissi solari, che per l'appunto sono locali. Quindi avrai che da una parte qualcuno dice oggi si è scorato il sole, da un'altra un altro non segna niente perché non gli è successo, e insomma, poi vai a combaciare, capisci che stanno parlando di una possibile eclisse solare, ma poi fai il confronto con i dati astronomici, calcoli all'indietro l'orbita della Luna, vedi se si trova e a quel punto hai una verifica. In questo caso, questa storia che si sarebbe fatto buio su tutta la Terra non la troviamo da nessuna parte. Nessuno si è accorto di un fenomeno globale, straordinario e irripetibile. Solo il tizio che ha scritto questo Vangelo. Notare, nemmeno quelli che hanno scritto gli altri, perché gli altri questa notizia l'hanno copiata da qui. Comunque, andiamo avanti. Di nuovo abbiamo Eloi le Max Sabachthani, Dio mio perché mi hai abbandonato, gente che dice chiama Elia, gli danno da bere di nuovo l'aceto, lui grida e muore. Di nuovo il velo del tempio si squarcia in due dall'alto in basso. E di nuovo il centurione che gli stava di fronte, vedendolo morire, dice: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ora, da questa storia mancano di nuovo il terremoto e la fottuta apocalisse zombie.
Io davvero non capisco come si faccia a pensare che ci sia del vero nel Vangelo secondo Matteo nel momento in cui, come posso dire, non fa nient'altro che una bella che una copia del Vangelo di Marco e in più ci aggiunge una cosa completamente assurda di cui non parla nessun altro e che se fosse successa troveremmo scritta e rappresentata in tutte le forme concepibili da tutta la popolazione di Gerusalemme, fondamentalmente, e i loro discendenti, perché una cosa del genere la racconti per generazioni. Altro che aspettare qualche decennio in un posto completamente diverso, mettersi a scrivere questa cosa solo tra cristiani. Capite che c'è un buon motivo per essere scettici qui. Ora però, tralasciamo la questione fattuale. Diciamo che, come in realtà provano a raccontare molti cristiani, molte persone che si autodefiniscono cristiani nel Nord Europa, supponiamo che questa non sia altro che l'ennesima metafora del testo biblico. Certo, da un'altra parte, Paolo ci dice che se la resurrezione non è vera, la loro predicazione è nulla, ma dettagli, diciamo che vogliamo fare come fa anche in realtà Jordan Peterson, che di questi tempi mi risulta piuttosto famoso, e dire che qui c'è qualcosa comunque di valore in questo testo ed è la metafora. Ok, qual è la metafora? Il significato teologico della Pasqua è che noi dovremmo celebrare un evento durante il quale il sacrificio di una persona ha permesso di eliminare il peccato dalla specie umana. Fermiamoci un attimo a riflettere su questa cosa. Tu, nato nel 1900 qualcosa, o nel 2000 qualcosa ormai, l'età avanza. Dicevo, tu, nato nell'ultimo secoluccio, 1900 anni dopo questo sacrificio, qualunque cosa tu faccia, sappi che il tuo peccato può essere cancellato da qualcosa che è avvenuta in un'altra area geografica, in un'altra epoca, a persone che non hai mai conosciuto, che non ti hanno mai conosciuto, di cui non siamo nemmeno sicuri che siano realmente esistite. E questi due eventi dovrebbero avere una qualche relazione, ma facciamo finta che ce l'abbia. Abbiamo che c'è un Dio da qualche parte che quando fai qualcosa che lui considera peccato si incazza come una biscia, però la sua incazzatura può essere rimossa nei tuoi confronti in base a quello che fa qualcun altro? Che senso ha? Che poi, che cos'è che è andato a cancellare in teoria l'agnello sacrificale Gesù Cristo? Un peccato originale che sarebbe stato commesso da un Adamo ed Eva che sappiamo non possono essere esistiti. E facendo pure finta che esistessero, che c'entra il loro peccato con noi, sarebbe stato ereditato dalla specie umana. Quindi il peccato si dovrebbe ereditare? Che senso? Come dovrebbe avvenire questa cosa? Cioè, in pratica, tu sei figlio di un tizio che ha ucciso qualcuno e Dio è incazzato con te? In realtà è ancora peggio. Tu sei il discendente di una persona vissuta nel Medioevo che ha ammazzato qualcuno e Dio è incazzato con te. O discendente di una persona vissuta migliaia di anni fa che ha fatto qualcosa di brutto e Dio è incazzato con te. Il senso di questa cosa? E questa cosa, che poi nessun teologo ha mai neanche provato a spiegare, il nesso tra il sacrificio di sangue e
la cancellazione dei peccati. Perché in tutto questo, questa ridicolezza teologica deriva dal rito ebraico del capro espiatorio, cioè un rito durante il quale avevi adirato Dio e officiavi un sacrificio per farlo contento. Non si capisce in che modo bruciare un agnello su un altare dovrebbe influenzare lo stato d'animo di un essere eterno, onnipotente, onnipresente, perfetto, che però non ha nemmeno la libertà di compiere il minimo peccato e, essendo perfetto, non può nemmeno cambiare idea, perché l'idea che aveva prima era già perfetta così. Tutto questo non ha il minimo senso. Ma è ancora peggio, perché poi il rito del capro espiatorio, da cui tutto questo ha il suo fondamento, è... come nasce? Nasce nel Levitico. E praticamente viene detto agli ebrei di prendere un agnello e sacrificarlo? No, non proprio. Viene detto agli ebrei, secondo il Levitico, di prendere due agnelli. Direte voi, oh, ok, li mettono insieme sull'altare e fanno il sacrificio. No. Quello che viene detto di fare è quanto segue. Prendere il primo agnello, sacrificarlo a Dio sull'altare, prendere il secondo agnello, vestirsi secondo un rituale, andare nel deserto, lasciare lì l'agnello, tornare dal deserto, lavarsi i vestiti, purificarsi e basta. Direte voi, ah ok, una maniera un po' strana di sacrificare l'agnello a Dio. No, non lo si sta sacrificando a Dio. È scritto nel Levitico che lo si sta sacrificando ad Azazel. Chi è Azazel nella Bibbia? Non ci è dato saperlo. Qui intanto vi mostro i versi del Levitico in cui si dice di fare questo sacrificio. E getterà le sorti per vedere quale dei due debba essere il Signore e quale di Azazel. Invece il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti al Signore, perché si compie il rito espiatore su di lui e sia mandato poi ad Azazel nel deserto. Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua e dopo rientrerà nel campo, perché appunto questa operazione di sacrificare ad Azazel in qualche modo rendeva impuri e ci si doveva purificare. Che senso ha questa roba? La Bibbia non ce lo spiega minimamente. Ma questa è la parte della Bibbia in cui si istituisce il rito del capro espiatorio. Questo è il motivo per cui è servito un sacrificio, secondo la teologia cristiana, per redimere l'intera umanità. A questo punto viene un filino di curiosità verso questa strana figura chiamata Azazel. Ora, chi sia questo Azazel? Io l'ho trovato scritto in questo libro di Grillo Roberta, Il principe di questo mondo. Tra l'altro c'è dentro una entusiastica prefazione del cardinale Tettamanzi, ormai morto. È un libro scritto da cristiani per cristiani, chiariamo questa cosa. E chi è Azazel secondo questo testo? Un demone dei deserti della mitologia mazdeista. Cioè, una creatura soprannaturale di una religione pagana. Fate un attimo entrare questa notizia. Cioè, noi abbiamo gente che dice che un libro a malapena copiato con minime aggiunte va ignorato come una cosa completamente assurda, eretica, brutta, cattiva, apocrifa. E poi abbiamo che invece un rito istituito per officiare un sacrificio a un demone pagano diventa poi il fondamento del punto centrale della religione cristiana? Questa cosa secondo voi ha senso? Comunque, una delle
Una delle cose che mi fecero inizialmente venire le prime domande, e sia chiaro, domande, non dubbi, all'epoca stavo cercando semplicemente di seguire il cristianesimo il più possibile, ironicamente. Dicevo, una delle cose che mi fecero sorgere le prime domande fu scoprire che i riti seguiti dalla Chiesa Cattolica non coincidevano con quelli poi seguiti dal cristianesimo delle origini. E a questo punto penso che possa essere interessante, magari per qualcuno, andare a vedere la celebrazione della Pasqua come è evoluta, se stiamo ancora facendo esattamente quello che facevano i primi cristiani oppure no. Ecco, ora su questo. Pubblicazioni scientifiche vere e proprie non sono in grado di trovarne. Tuttavia, ho recuperato questo libro, Passover and Easter, Origin and History of Modern Times, di Bradshaw e Hoffman, e le informazioni che ho trovato qui mi risulta che siano assolutamente pacifiche ed accettate anche dalle denominazioni cristiane e dalla Chiesa Cattolica. Ora, cosa ci viene raccontato sulla Pasqua e l'evoluzione della Pasqua? Perché c'è un'evoluzione. Ci viene detto che la celebrazione della Pasqua cominciò come la versione cristiana della Pasqua ebraica, chiamata in ebraico Pesach, osservata lo stesso giorno del suo antecedente ebraico, e incentrato la figura di Cristo come agnello sacrificale che si è immolato per i peccati del mondo. Comunque questo tema centrale era inserito nel contesto di tutto l'evento cristico, dalla sua nascita alla sua attesa seconda venuta. Dal IV secolo, comunque, il festival è cambiato nella sua forma e nel suo significato. Adesso era osservato nella domenica successiva a quello che sarebbe stata la Pasqua ebraica e costituiva la parte finale di una celebrazione di 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, commemoranti il passaggio di Gesù dalla morte alla resurrezione. Il tema quindi non era più Cristo si sacrifica per noi, ma alleluia, Cristo risorge. Oltre a questo, avvenne che la festa pasquale acquisì un periodo preparatorio di 40 giorni. Questo era una amalgamazione delle precedenti tradizioni. Infatti c'era originalmente un digiuno di 40 giorni osservato dalla Chiesa cristiana, nel periodo successivo, il 6 gennaio, come imitazione del digiuno di Gesù dopo il suo battesimo. Ed era anche utilizzato come una forma, di preparazione al battesimo per i nuovi convertiti in Egitto. C'era inoltre un periodo di 3 settimane di digiuno prima della Pasqua, mantenuto da quelli in Roma e Africa del Nord che si preparavano al battesimo durante la Pasqua. E c'era un periodo similare di digiuno prima dei battesimi ad altri tempi dell'anno che era osservato in altri posti. Quando la Pasqua divenne universalmente l'occasione primaria per il battesimo nel IV secolo, perché all'epoca ancora non battezzavano neonati a quanto pare, questi costumi si sono fusi in un periodo standard di 40 giorni di digiuno precedente alla celebrazione. D'altro canto, dalla fine del secondo secolo verso la celebrazione della Pasqua si era anche estesa in avanti, oltre che indietro, in una stagione di 50 giorni di celebrazione, i giorni della Pentecoste, durante i quali ogni giorno era considerato come se fosse una domenica, quindi sia il digiuno che la preghiera in ginocchio erano proibite. Quindi in totale più di un quarto dell'anno era a questo punto controllato dal festival pasquale. Non è esattamente più quello che facciamo, non è esattamente quello che facciamo oggi, in cui la Pasqua sono a questo punto sì 3 giorni, ma sabato, domenica e lunedì, non più venerdì, sabato e domenica, anche se in realtà le liturgie cristiane in chiesa vanno con un ordine diverso. Insomma, festeggiare oggi in questa maniera è qualcosa di completamente diverso, sia dalla maniera in cui i primi cristiani festeggiavano la Pasqua, un giorno solo,
durante la Pasqua ebraica, sia da quello che facevano i cristiani che festeggiarono per primi un periodo di 3 giorni, dato che loro non ce l'avevano il lunedì di Pasquetta. A questo punto, di nuovo, questa cosa non ha senso, si sta tenendo una tradizione mutante che non ha niente a che vedere con quello che è venuto prima di essa. Ora, io spero che vi sia piaciuta questa cosa un po' fuori dal normale. Ma se eventualmente tornerò a trattare questo tipo di formato, sarà più un'eccezione che la regola. Mi trovo, diciamo, più a mio agio in ambito scientifico che teologico. Se questo tipo di cose vi piace parecchio, beh, vi raccomando l'ottimo canale dell'insuperabile Padre Caen. Leggiamo insieme la Bibbia, link in descrizione, perché fondamentalmente è un genio. Fa molto spesso questo tipo di cosa dove legge la Bibbia e spiega perché è un'assurdità. Quindi per oggi direi che è tutto e spero vorrete concordare con me che è ora di riaccendere il lume della ragione. Grazie dell'attenzione. Se ti interessa questo tipo di video, metti mi piace e condividi. Te ne sarò molto grato. Se non vuoi perderti qualcosa, iscriviti al canale e clicca la campanella, così YouTube ti avviserà quando c'è un nuovo video. A presto!